Allora, buongiorno ai consiglieri, buongiorno Presidente. Ovviamente non esporrò in modo dettagliato e analitico, a mo' di rendiconto consuntivo, ciò che è stato fatto in questi 5 anni, perché sarebbe un elenco molto lungo di tante cose fatte e di tante cose che ancora si devono fare. Ed è per questo che noi ci ricandidiamo a guidare la città. Quindi sottolineo una serie di aspetti che considero particolarmente rilevanti della storia degli ultimi 5 anni, che hanno visto il Consiglio Comunale protagonista, in particolare la maggioranza ma anche l'opposizione. Quindi un ringraziamento a voi tutti per il lavoro che è stato fatto in condizioni molto difficili. Ricordiamo che questa è un'amministrazione, un consiglio, un quinquennio che è stato possibile avere un po' d'acqua, scusate. Un quinquennio che è stato in gran parte fatto sotto il piano di riequilibrio. Questo sicuramente non ha aiutato, perché non ha consentito di avere l'agibilità economica che noi tutti avremmo voluto. Cominciamo allora a inquadrare il primo punto sul quale ci siamo soffermati, che è la situazione di dissesto del comune di Napoli. Il comune di Napoli, quando ci siamo insediati, aveva una situazione prefallimentare: 1,5 miliardi di debito, 850 milioni di disavanzo, 4 anni la media con cui venivano pagati i creditori. Una situazione particolarmente complessa. Ricorderete voi tutti che le prime, grazie. Questo dopo, grazie. Ricorderete voi tutti che le prime prospettazioni furono quelle di dichiarare il dissesto e di prendere in considerazione una serie di operazioni che avrebbero messo in estrema difficoltà la vita dei cittadini, la vita del personale amministrativo e delle società partecipate. Noi abbiamo fatto un lavoro molto coraggioso, perché abbiamo non evitato sacrifici, perché i sacrifici sono stati per tutti, sono stati pesanti e sono stati complicati, ma abbiamo evitato il default e soprattutto abbiamo evitato il crollo dei servizi essenziali. Io voglio ringraziare la squadra che ci ha accompagnato in questi anni, perché se oggi il Comune di Napoli è un comune dai conti trasparenti, con bilanci corretti, senza appostazioni di crediti non esigibili, se oggi andiamo verso l'annullamento del debito e del disavanzo, se oggi paghiamo in tempi europei i creditori, questo è frutto non di un aiuto statale o di un aiuto divino, è frutto di un duro lavoro. Un duro lavoro che ha visto il Consiglio Comunale protagonista. Il prossimo sindaco di Napoli non avrà la difficoltà di trovarsi in conti e bilanci opachi, dubbi, poco trasparenti o indecifrabili. Si troverà un bilancio chiaro. Napoli non è diventata Zurigo, quindi non è che troverà le casse di Paperon dei Paperoni, però troverà un bilancio sanato. Quindi saprà quello che può fare e saprà soprattutto che, a differenza di 5 anni fa, potrà investire, che non è proprio una cosa neutra. E noi contiamo di uscire dal piano di riequilibrio. Contiamo di uscirvi subito, in modo che tutto questo potrà sicuramente rafforzare la nostra azione. Società partecipate. Riduzione dei costi della politica, snellimento dei consigli di amministrazione. È sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione ha ridotto drasticamente i costi dell'amministrazione, ha ridotto le società partecipate, è intervenuto sui consigli di amministrazione, ha messo e sta mettendo in sicurezza e metterà in sicurezza entro la fine di questo mandato tutte le società partecipate del Comune di Napoli. L'ultima sarà Napoli Sociale. Siamo intervenute su tutte, è inutile che l'elenco. Abbiamo cominciato con ASIA, con un lavoro importante, poi Napoli Servizi, tutte le altre, ABC,
siamo molto soddisfatti di questo lavoro perché noi siamo orgogliosi del fatto che i servizi essenziali possano rimanere in mano pubblica e che pubblico non significa necessariamente inefficienza, spreco, incapacità, in modo da lasciare ai privati altro. I privati non devono entrare nella gestione centrale dei rifiuti, i privati non devono entrare nella gestione del patrimonio, i privati non devono entrare nella gestione dell'acqua, i privati non devono entrare nei trasporti, i privati investano nella nostra città, partecipano alle gare del comune, perché da noi non ci sono mediazioni partitiche, non bisogna cercare le raccomandazioni per le gare, si può investire. Napoli è una città sicura dal punto di vista degli investimenti. Ecco la creazione di un rapporto trasparente tra pubblico e privato. Questa amministrazione ha spezzato il sistema tutt'altro che trasparente tra politica, amministrazione comunale e un certo ceto affaristico imprenditoriale della nostra città. Quella oligarchia che per troppo tempo ha messo le mani sulla città oggi deve andare in giro a fare altro, ma non può avere spazi nella vita amministrativa della nostra città. In un momento storico così complicato, essere l'unica città d'Italia che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica, e noi beviamo l'acqua del rubinetto, essere la città che non chiude Napoli Sociale, ben sapendo che in una situazione di difficoltà e anzi rilancia i servizi del sociale, li rilancia perché in un momento storico di disuguaglianze bisogna guardare più ai deboli, più agli ultimi, più agli oppressi, più alle persone in difficoltà, agli anziani, ai bambini, che pensare ai titolari dei suoli di Bagnoli. Questa è la città di Napoli, questa è l'amministrazione che guidiamo e difenderemo tutto questo, lo difenderemo anche nel secondo mandato, perché riteniamo che non sono battaglie simboliche, non è un caso che Napoli sia l'unica città d'Italia che va contro tendenza rispetto alle privatizzazioni selvagge. Il patrimonio di Napoli è diventato il patrimonio migliore di tutta Italia? No, però l'abbiamo sottratto a un imprenditore. L'abbiamo sottratta a un imprenditore che non mi interessa se abbia fatto o non abbia fatto insieme ad amministratori pubblici reati, perché non è questo il tema che ci deve appassionare. Poi noi rispettiamo la magistratura sempre, la critichiamo se non siamo d'accordo, ma rispettiamo le sentenze. Ma non possiamo dimenticare quanto alta, opaca e inquietante era la commissione tra quell'imprenditore e pezzi della politica di questa città. Oggi il patrimonio, ci è voluto un anno e mezzo per capire qual era il patrimonio del Comune di Napoli. Ebbene, oggi con un lavoro imponente si stanno riducendo fitti passivi, si sta mettendo ordine, si sta assegnando con trasparenza dalle case popolari, il diritto all'abitare, la morosità incolpevole, l'utilizzo del termine profitto sociale, la riappropriazione di spazi abbandonati, l'utilizzo del patrimonio. Quante battaglie che si stanno facendo? L'ultima è il Tiberio, che ritorna al patrimonio della città di Napoli. Vorrei ricordare, ringraziando il personale tutto per i sacrifici che ha dovuto sopportare, quello che abbiamo cercato di fare per rilanciare anche sulla macchina amministrativa. Voglio ricordare l'imponente battaglia sulla scuola comunale pubblica della nostra città. Quando altri sindaci privatizzavano gli asili nido, li chiudevano, eliminavano la refezione, noi siamo andati in controtendenza, perché la sicurezza passa innanzitutto attraverso l'esercito dei bambini e delle maestre, poi viene tutto il resto. Questo ci ha consentito di aprire progressivamente asili nido, di migliorare la refezione, di puntare anche alle politiche della scuola pomeridiane, a stabilizzare 380 maestre tra precarie ed esterne, e non ci fermiamo qui. Quella battaglia ci è costata, mi è costata, è stata complicata, ma si è vinta, come tante altre battaglie. Due o tre passaggi che metteremo in campo nei prossimi giorni, perché non c'è stato un lavoratore che è stato licenziato. Ci mancano solo quattro
che sono l'ex società partecipata Sirena, su cui andremo a lavorare su Napoli Servizi, la battaglia che abbiamo messo in campo per gli LSU, a cui va tutto il nostro rispetto perché ormai sono equiparati sotto ogni aspetto, da un punto di vista lavorativo, ai dipendenti comunali della nostra città, lo scorrimento delle graduatorie e le progressioni verticali. Noi puntiamo sulla macchina amministrativa del Comune di Napoli, senza nascondere problemi, ancora un eccesso di burocratizzazione che va affrontata, ancora snellimenti di procedure che devono essere sicuramente più efficaci. Vorrei ricordare le politiche sociali, e voi lo sapete perché avete approvato i bilanci in maggioranza, ovviamente non sono passati all'unanimità, sia ben chiaro, dove anche nei momenti più duri non abbiamo tagliato sul sociale, però abbiamo fatto un'operazione importante, cercare di migliorare in qualità la spesa sociale, quindi non riducendola in quantità, ma migliorandola in qualità. Come non sottolineare il lavoro enorme che sui PUA si sta facendo, sull'urbanistica, sulla tutela del paesaggio? Erano bloccati da anni e oggi si stanno sbloccando e finisce l'alibi che non si può investire in città per procedure lenti. Questa è l'amministrazione che non solo a chiacchiere, ma con i fatti ha dato garanzia alla democrazia partecipativa. Vorrei ricordare le delibere sul patrimonio, sui beni comuni e la delibera sugli usi civici. Noi consideriamo e rivendichiamo con orgoglio il livello altissimo di partecipazione democratica dal basso che si è messa in campo in autonomia nella nostra città. Prima in Italia per luoghi adottati, prima in Italia per luoghi recuperati. È la città in cui i cittadini si stanno riappropriando con passione civica senza precedenti di spazi privati e pubblici abbandonati. Questi non sono cittadini che violano la legge, non sono abitanti che fanno iniziative contra legem, ma sono invece cittadini che stanno contribuendo alla liberazione della città dal degrado. Questa è la politica che noi sosteniamo e che io sosterrò sempre e comunque nella vita quotidiana della nostra città. Come non dimenticare con il lavoro che è stato messo in campo sulla cultura, sul turismo, sullo sport. Anche il più acerrimo avversario politico non può non rendersi conto del livello incredibile, senza precedenti, di turisti che ci sono nella nostra città, non per merito di questo sindaco, ma esclusivamente per merito dei napoletani. Non come dice qualcuno perché la città è bella, allora i napoletani, i turisti vengono. La città era bella pure 5 anni fa, ma 5 anni fa non c'erano turisti, c'erano i sacchetti della spazzatura. Lo dico a te, caro Enzo, perché un giorno dicesti questa cosa. È merito dei napoletani che hanno capito che la bellezza va narrata, va raccontata, va tutelata, va scoperta, va amata. E noi abbiamo puntato sulla cultura, abbiamo puntato sul turismo, abbiamo puntato sullo sport. Napoli è la città d'Italia che negli ultimi 3 anni maggiormente è cresciuta in termini di iniziative culturali e iniziative turistiche. E questo non è un bel vedere, già di per sé sarebbe una cosa bella, perché vedere tanta gente che va nei vicoli della città, che comincia a estendersi in tutti i quartieri della città, è una bella cosa. Ma a me interessa soprattutto perché aumentano i consumi, si muove l'economia. Si creano migliaia e migliaia di posti di lavoro, si consolidano le start-up dell'imprenditoria giovanile, c'è un grande indotto, si mette in moto il commercio, l'artigianato e tutta l'economia della nostra città, che non è solo una città turistico-culturale, ma è anche una città industriale e noi difendiamo le industrie della nostra città. Le attività strutturali enormi che sono state messe in campo nelle cosiddette periferie della nostra città. Dalla difesa del territorio, Chiaiano, sottratta per sempre alla vergogna delle discariche, Bagnoli, l'ordinanza che inquina paga senza precedenti nella storia del nostro paese, noi difenderemo quella battaglia. Finalmente il piano di caratterizzazioni e di bonifiche, grazie al lavoro di questa giunta, di Pianura e di Napoli Est, attività strutturali. Le più imponenti operazioni di investimento pubblico della nostra città sono state fatte tutte in area di periferia. Questo
Napoli Est, Napoli Occidentale, Napoli Nord, dal progetto delle vele, per finire ai progetti su Bagnoli, ex area NATO e tutta l'area occidentale, pianura, da ultimo il polifunzionale di Soccavo, la Casa della Cultura a pianura e gli investimenti a Napoli Est. Basta vedere il livello di strade che si stanno realizzando nell'area orientale, da Via Marina a Corso San Giovanni, a Via Nuova delle Brecce, Via Galileo Ferraris, Via Gianturco e tutte le altre strade della nostra città. Tra mille difficoltà, perché l'ex presidente Caldoro, solo agli inizi del 2014, tenendoci per la gola, non ci faceva avere le risorse che dovevamo avere. Noi abbiamo governato senza soldi e questo Consiglio Comunale lo sa e non lo può negare. Abbiamo messo in campo organizzazione di cui la città è capace, capitale umano, passione. E questo è sotto gli occhi di tutti perché veniamo rispettati e siamo stati rispettati da tutte le istituzioni. E non è vero che la città sia isolata, anzi la città ha riscoperto una sua autonomia, una sua forza e una sua dignità. Nonostante non sia competenza delle amministrazioni comunali, noi abbiamo creato finanche lavoro. Non solo ci siamo limitati a non licenziare nessuno, e non è stato facile non licenziare nessuno, non è stato facile la mobilità delle partecipate per salvare lavoratori di società partecipate che politicamente non ci appartengono per nulla. Ne cito una per tutte, Bagnoli Futura. Non è stato facile, ma per noi un lavoratore è un lavoratore, una famiglia è una famiglia, una situazione di bisogno è una situazione di bisogno e ce ne siamo fatti assolutamente carico. Per noi viene prima il lavoro e poi viene tutto il resto. Abbiamo creato lavoro perché nella città si sta investendo. Prima gli imprenditori scappavano, gli operatori culturali non c'erano, gli eventi sportivi non si volevano nemmeno realizzare, anzi. Come lor signori sanno, che hanno un'esperienza molti di voi politica maggiore della mia, molto maggiore della mia, prima si dovevano pagare i cantanti per venire nella nostra città. Oggi vi sembrerà strano, ma le persone che vogliono venire nella nostra città sono addirittura disposte a pagare. Perché Napoli è un brand, Napoli è un marchio, Napoli non è un insulto, come era prima che ci dovevamo vergognare di dire che eravamo napoletani. Perché si contavano le tonnellate di rifiuti e non le migliaia di turisti. Qualcuno dirà che tutto questo nonostante il sindaco? Bene, purché ci sia, noi siamo assolutamente felici. Noi non ci vogliamo pigliare merito di cose belle. Per chi mi ha conosciuto in questi 5 anni, quando accade una cosa bella è merito della squadra, quando c'è un errore, l'errore è del sindaco, di cui mi assumo la responsabilità politica di tutte le cose che sinora ancora non siamo riusciti a fare. Ed è per questo che abbiamo il medesimo entusiasmo di ricandidarci, per continuare a fare le stesse cose e non consentire ad affaristi e cricche di rimettere mani sulla città più bella del mondo o una delle città più belle del mondo. Vorrei ringraziare la nostra squadra per l'attività che si sta facendo sui giovani della nostra città, i giovani che hanno riscoperto entusiasmo, senso civico, passione, voglia di lottare, voglia di esserci. Io avrei voluto far ascoltare l'intervento di alcuni ragazzi di ieri a Soccavo Rione Traiano quando è stato inaugurato il polifunzionale. Ragazzi che parlavano di 20 anni lo stesso linguaggio politico di cambiamento che spesso abbiamo sentito e ci siamo detti tra di noi. La voglia di partecipare, di non delegare, di non aspettare. Abbiamo ridotto la distanza tra rappresentati e rappresentanti. Credo che questo sia un fattore politico di straordinaria energia che non va disperso e soprattutto si è alimentata la critica costruttiva, il dissenso, perché abbiamo rafforzato i luoghi della democrazia partecipativa, dalle consulte alle assemblee popolari e tanto altro ancora. Vorrei ricordare lo sforzo enorme che è stato fatto in questa città sulle infrastrutture, tra mille difficoltà, dalle strade che si stanno finalmente iniziando a sistemare sempre meglio. La stessa mobilità, nonostante le risorse che non arrivano, soprattutto dalla Regione Campania per quanto riguarda il trasporto su gomma, ma il lavoro incredibile che è stato fatto sulla metropolitana linea 1 e addirittura linea 6 che sembrava persa, il lavoro per la prima volta di un turismo, di una mobilità sostenibile dal punto di vista ambientale. Pensiamo
in particolare alle bike sharing e all'utilizzo delle biciclette. Una città che vuole essere sempre più vivibile, quindi più pedonale, più a dimensione umana, una città in cui si possa stare tutti quanti insieme, convivendo nelle diversità. Non abbiamo rinunciato nemmeno ad accogliere. Mentre altri respingono, noi abbiamo teso sempre una mano alle persone in difficoltà. Siamo andati d'estate nei porti ad accogliere i bambini, i rifugiati politici e anche senza soldi li abbiamo accolti. E continueremo con il diritto all'abitare per i poveri napoletani della nostra città, per i senza fissa dimora, per gli immigrati e per le persone in difficoltà. Ci saranno più dormitori, perché questo è un obiettivo strategico. Più case del popolo in cui accogliere le persone che si trovano in difficoltà. È così che si abbassa il livello di odio, è così che si respinge l'indifferenza, è così che si costruisce un mondo migliore. Fare agli amministratori non significa solamente potare alberi e riempire buche, che è sicuramente una priorità, che dovrebbe essere per la verità non solo una priorità del sindaco, ma di un'intera struttura, ma la nostra ambizione è anche quello di realizzare una visione politica nella nostra città, di fare di Napoli una città internazionale, di fare di Napoli una città dei giovani, una città in cui si possa costruire concretamente la lotta alle disuguaglianze, in cui il benessere individuale e collettivo non è una chimera, ma un obiettivo che si può raggiungere. Nella nostra città, tra mille problemi, si avverte il senso del cambiamento e anche tanti turisti, nonostante le campagne mediatiche, notano come la nostra città stia vivendo una stagione di grande cambiamento. Sono tante le cose ancora che si devono fare e le cose fatte sono tutte documentate. Poi ogni cosa documentata è interpretabile, ma non si possono falsificare certamente i dati. Io ascolterò ovviamente tutti gli interventi, Presidente, per poi riservandomi anche punto per punto una replica. Io penso che andare in controtendenza in un momento storico in cui la crisi economica ci avrebbe quasi costretto a privatizzare, a licenziare, a cedere, a mollare, noi abbiamo rivendicato non solo il diritto alla sopravvivenza, ma il diritto a una visione politica altra, diversa. E Napoli ci è riuscita. Napoli è rimasta autonoma, non si è piegata, ha cercato di realizzare i diritti costituzionali, ha applicato il principio che è la Repubblica che deve rimuovere gli ostacoli che rendono i cittadini diseguali, e la Repubblica è fatta anche di amministrazioni comunali e di cittadini. Quindi credo che abbiamo dato contezza del fatto che essere amministratori significa occuparsi del degrado quotidiano, ma anche occuparsi delle grandi questioni sociali e costituzionali. Lo abbiamo fatto senza soldi, ma con una grande passione e un capitale umano organizzato. E se tutto questo siamo riusciti a farlo è perché nei momenti decisivi, anche con critica, anche con difficoltà, questo Consiglio Comunale ci ha sostenuto. E cito un momento per tutti, che è stato quello più delicato, l'autunno del 2014, quando un golpe istituzionale voleva cacciarci da Palazzo San Giacomo e il popolo decise che noi dovevamo rimanere. Ha deciso nel senso che ha realizzato una fase di rigenerazione politica e di stringersi attorno all'amministrazione e al sindaco che con tutti i limiti, con tutti i difetti e con tutti gli errori era stato democraticamente eletto. Noi non siamo nominati, non siamo il frutto di leggi illegittime, siamo stati eletti perché l'ha deciso il popolo della nostra città e quindi fino all'ultimo secondo del nostro mandato noi non molleremo, porteremo avanti il nostro programma per poi presentarci non solo a voi, Consiglio Comunale, ma presentarci alle persone più importanti che sono i cittadini della nostra città, perché l'articolo 1 della Costituzione Repubblicana, e lo ricordiamo soprattutto al Presidente del Consiglio che sta cancellando il referendum sull'acqua, dice che la sovranità appartiene al popolo. Quindi noi saremo giudicati dal popolo della città di Napoli per quello che abbiamo fatto e per quello che non abbiamo fatto. Grazie.
Grazie consiglieri, la parola, sono iscritti a parlare.